Monti e Salvini non hanno un'idea di Europa condivisa. Berlusconi e Zagrebelsky non hanno un'opinione delle istituzioni condivisa. L'uno vuole il presidenzialismo, l'altro il sistema parlamentare. D'Alema e Grillo non la pensano allo stesso modo. Ah, no! Nessuno è dittatore. Pensano che lo sia io, ma non lo so nemmeno io. Tappa in Irpinia per Matteo Renzi, che da Avellino torna a ribadire le ragioni del sì al referendum costituzionale e attacca il fronte di chi si oppone. E solo la vecchia guardia dice che vuole tornare in campo dopo che per anni non è riuscita a fare le riforme. Al teatro Carlo Gesualdo, gremito in ogni ordine di posto, il premier ci arriva dopo aver pranzato in un noto locale dell'Interland avellinese e dopo aver incontrato sindaci e amministratori presso la prefettura di Avellino. Sviluppo, aree interne, immigrazione, tanti temi affrontati dal Premier, il quale ha sottolineato come l'Irpinia debba puntare sul vino e sulla concia. Il Presidente del Consiglio ha assicurato il massimo impegno per sostenere l'industria italiana autobus di Flumeri, poi si è soffermato sull'oggetto della visita, la riforma costituzionale, la necessità di imprimere una svolta al Paese, eliminando il bicameralismo paritario, il CNEL, riducendo i costi della politica e il numero dei parlamentari. Non è mancata all'esterno del massimo cittadino una piccola contestazione da parte di militanti della sinistra e del Movimento 5 Stelle. Sperando, gridando e polizia, è questa la vostra democrazia! Noi abbiamo un'idea di paese, noi pensiamo che tra 20 anni l'Italia debba essere leader in Europa e nel mondo. Per farlo però bisogna iniziare ora. Lo vedranno i nostri figli, non noi. E se qualcuno in passato ha sbagliato, perché qualche politico in passato ha sbagliato, noi non dobbiamo stare a lamentarci soltanto, bisogna tirarci sulle maniche della camicia e lavorare. E allora questo è il punto fondamentale per i prossimi 40 giorni, mancano 39 giorni. Io rispetterò ovviamente tutti, e quelli che stasera escono volendo votare no, sono i nostri, hanno tutto il nostro rispetto e la nostra amicizia. A quelli però che vogliono votare sì, io chiedo una cosa, siccome questa battaglia non è per me, l'abbiamo spiegato, ma è per il futuro dell'Italia, vi prego mettetevi in gioco. Fate un comitato, incontrate delle persone, andate sul lavoro, buttate giù delle idee, organizzate degli incontri. Questa riforma cambia l'Italia. Non lasciamo l'Italia in mano a quelli che sanno soltanto dire no, che sono contro tutto. Viva Avellino e viva l'Italia, grazie di fare a tutti.